Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Su GRP, Giornale Radio Piemonte, dobbiamo parlare di una cosa molto importante. In questi giorni vi abbiamo spesso parlato e continueremo a farlo della mezza di Torino, di tutte le cose buone che si possono fare con un po' di buona volontà. E intanto diamo il benvenuto sulla radio del Piemonte a Fabio che fa parte di Ci sono anch'io. Si tratta di questa organizzazione di volontariato che desidera veramente dare un po' di speranza a tante persone. Pronto, Fabio, benvenuto. Ciao Elisa, grazie per l'invito. Eccoci, allora intanto parliamo della rete del dono, parliamo di Ci sono anch'io di Pinerolo. Voi avete il desiderio di realizzare un progetto molto importante, ci vuoi raccontare? Assolutamente sì, noi stiamo cercando di, cioè stiamo acquistando un appartamento, un alloggio per poter fare dei progetti di autonomia abitativa per nuclei donne con bambino, quindi famiglie che arrivano da situazioni di svantaggio e di difficoltà precedentemente accolte nelle strutture tipo case famiglie e cose di questo tipo, che però hanno possibilità poi di uscire da questa da questo circolo un po' vizioso, no, dell'assistenzialismo. Certo. Per farlo però hanno bisogno proprio di qualcuno che crede in loro, perché ahimè, anche se al giorno d'oggi si dice no, pari opportunità, le donne qui, le donne là, progetti in rosa, che poi alla fine quando ti presenti donna senza un uomo che ti sta accanto, magari con dei bambini piccoli e perché no, magari anche di un'altra nazionalità, abbiamo visto che ahimè si storce abbastanza il naso sulla possibilità di avere un alloggio in affitto piuttosto che avere un contratto di lavoro, e queste realtà ci sono. E quindi Ci sono anch'io vuole provare a far dire a queste donne che comunque hanno tante risorse, hanno tante possibilità, ok, realmente ci sono anch'io, poter fare dei progetti di autonomia dove poi si esce dal circolo vizioso e si entra in circoli virtuosi, perché l'obiettivo è poi rientrare davvero a 360 gradi nella quotidianità, nella realtà, nella vita. Quindi è un progetto veramente importante, perché si dà a queste persone un'opportunità, quella proprio di rientrare a far parte, no, della quotidianità, della vita, del mondo. Esatto, ecco. Perché le case di accoglienza, senza nulla togliere, certo, assolutamente, fanno un lavoro preziosissimo, si ricostruiscono i pezzi, si valorizza la genitorialità o che cosa, però poi non si può stare in una casa famiglia per una vita, ma né per la donna né per il figlio, che cosa. E quindi avere una possibilità di reinserirsi nel mondo reale è assolutamente l'unica possibilità vera per poter, ripeto, togliersi dall'assistenzialismo e tornare davvero a camminare con le proprie gambe. Senti Fabio, c'è un hashtag bellissimo che è proprio il titolo di questo progetto: Patto d'amore. Patto, esatto, con diciamo P puntini puntini, atto d'amore, è un bel significato, ha un bellissimo significato. Sì, si rifà proprio quello che dicevamo prima, no? Sì. Uscire un po' da quel circolo vizioso dei patti d'onore che tante volte richiamano a cose che poi funzionano, sappiamo bene perché e per come. E invece appunto fare un atto d'amore che diventa un patto d'amore, proprio per creare dei giri finalmente belli di autonomia, di possibilità, di riscatto e di vita. È un po' quello l'obiettivo. Fabio, come possiamo aiutarvi? Guarda, la cosa bellissima è che nonostante sia un periodo davvero difficile, nella difficoltà mi piace sottolineare il fatto che comunque si sia mosso un mare di solidarietà, penso alla guerra, penso all'Ucraina, mm-hmm, tutte queste situazioni qua. La cosa proprio bella è che nonostante appunto il periodo sia difficile, noi abbiamo avuto un sacco di risposte. Ringrazio tantissimo Base Running e Rete, esatto, del Dono, perché ci ha permesso di allargare i nostri contatti, che sono i fedeli amici di sempre con i quali si sono portati avanti un sacco di progetti. La cosa bella è che a questo evento parteciperanno e correranno, cammineranno per noi delle persone che fino all'altro ieri erano assoluti sconosciuti, quindi esatto, questa è stata un'opportunità enorme. E ti dirò di più, la cosa bella è c'è chi ti dice no, ma guarda, io sai dare soldi così, non me la sento, non mi fido, che
però quando ci sarà da dare il bianco alla casa chiamatemi perché vengo volentieri. Bello. Senti Fabio, questo... quindi partecipiamo tutti a questa mezza di Torino, perché comunque facciamo tutti del bene. Poi come dicevi, qualora ci fosse qualcuno che volesse dare una mano in un altro senso, proprio come stavi dicendo, ovviamente le porte sono sempre aperte quando qualcuno vuol fare del bene. Fabio, ci dici solo i vostri, diciamo, i social, dove possiamo trovarvi, così almeno più semplice. Allora, ci trovate su Instagram e su Facebook, ci sono anch'io, ETSODB. Iscrivetevi per noi alla camminata, in modo tale che fa bene anche voi, quindi benissimo. Fare una passeggiata per Torino male non fa e ci aiutate tantissimo. Grazie mille Fabio di Ci sono anch'io di Pinerolo, grazie per essere stato con noi su GRP. Grazie a voi, grazie davvero, un abbraccio. GRP.